Benvenuti o bentornati sul mio canale e oggi vi voglio parlare del cuore. È l'unica parte di noi che pensiamo sia sinonimo di vita. Se smette di funzionare, moriamo. È anche l'unica parte di noi che diciamo di poter donare a qualcuno e se lo rompono è la peggiore sensazione del mondo. Non puoi parlare né dell'amore né della vita senza parlare del cuore. E la storia del muscolo che sta pompando nel tuo petto in questo momento è una saga epica che va molto indietro nel tempo. In effetti risale ad almeno 520 milioni di anni fa, quando una frana sottomarina nell'antica Cina seppellì un minuscolo artropode chiamato Fuxiantuia protensa. Se sei interessato a approfondire l'argomento, rimani con me fino alla fine di questo filmato e scoprirai qualcosa in più su di te e sulla tua pompa muscolare. Io sono Andrea e questo è il canale Rimani Curioso. Il Fuxianuia era piccolo, non più grande di una carta di credito, più o meno così, con un corpo segmentato, un impressionante paio di mandibole e occhi all'estremità di due steli. Aveva gli strumenti di un veloce predatore oceanico, il che significa che probabilmente aveva bisogno di molto ossigeno, e questo potrebbe spiegare perché la Fuxianuia è il primo animale noto per avere un sistema circolatorio del sangue, così come un organo per mantenere il sangue in movimento. Le prime tracce di un cuore molto antico. Ora, il percorso che collega questo antico predatore a noi non è una linea retta, è lungo con molte piste secondarie, più familiari che hanno anche un cuore. Include animali come lumache, insetti e crostacei, e i primi vertebrati a camminare su quattro zampe. Ci sono voluti centinaia di milioni di anni e innumerevoli diverse iterazioni di struttura di base per arrivare al cuore che avete oggi. Sì, hai ragione a pensare che il tuo cuore sia importante e degno di essere protetto, perché la storia della sua origine è antica, antica quanto la vita animale stessa. Per capire da dove vengono i cuori, dobbiamo risalire al più antico antenato comune di tutto ciò che ha un cuore. Ora, non abbiamo un fossile di quell'antenato, ma abbiamo prova della sua esistenza nei tuoi geni. Noi e tutto ciò che ha un cuore portiamo alcuni degli stessi geni che aveva questo organismo. Quei geni sono responsabili dello sviluppo dei vasi sanguigni, che possono contrarsi per spingere il sangue in giro. E nel corso del tempo, un gruppo di animali incredibilmente diversificato ha utilizzato questa serie di istruzioni di base per arrivare a diverse soluzioni per la circolazione del sangue. Possiamo svelare la storia del cuore studiando i genomi degli organismi viventi, che condividono questi geni che fabbricano il cuore. E usando quel metodo noto come l'orologio molecolare, e qui apro una parentesi, che combina ciò che sappiamo sui tassi di mutazione genetica con intuizioni da fossili ben datati, sembra che l'antenato comune di tutti gli animali con il cuore sia vissuto nel lontano neoproterozoico, tra 600 milioni e 700 milioni di anni fa. Ma stranamente, anche se ha dato origine a tutti gli organismi che hanno un cuore, questo antenato probabilmente non aveva un cuore proprio. Quindi i geni che oggi vengono utilizzati per formare i cuori sono in realtà più antichi del cuore stesso. Invece di un cuore, gli scienziati ritengono che questo antenato usasse i vasi sanguigni per spingere il sangue attraverso il corpo. Questo tipo di sistema è chiamato pompa peristatica e funziona un po' come un intestino, con i muscoli che si schiacciano gradualmente per spostare il materiale. I vermi anellidi e i cordati marini hanno entrambi mantenuto questo semplice modello di circolazione sanguigna. Quindi gli scienziati pensano che questo sia probabilmente ciò che aveva il nostro antenato, la versione più semplice di un sistema condiviso da tutti i suoi discendenti. Ora, nel corso del tempo evolutivo, praticamente ogni animale discendente da quell'antenato ha aggiunto complessità a questo sistema di base e lo hanno fatto indipendentemente, poiché la selezione naturale ha agito in modo ripetuto su quella pompa peristatica attraverso i suoi geni. I sistemi circolatori di questi animali spesso diventano più complessi perché tendevano a stili di vita più attivi. Voglio dire, se sei un verme, una pompa peristatica funziona benissimo, ma per i predatori attivi e gli animali che hanno bisogno di muoversi rapidamente, questo non era abbastanza efficiente. Per fornire più ossigeno
ha un corpo più complesso e più attivo, la soluzione per la maggior parte degli animali, ma una qualche versione di un organo per la circolazione del sangue, si è evoluta in almeno tre gruppi principali: gli artropodi, i molluschi e noi vertebrati. La versione artropoda in un cuore è in realtà una lunga struttura tubolare che corre lungo il corpo dell'animale, chiamata vaso dorsale. Il suo compito è raccogliere il sangue e spingerlo in una direzione, verso la testa. Non assomiglia molto ad un cuore e molti ricercatori sono disposti a chiamarlo appunto cuore, ma svolge una funzione comparabile e quel vaso dorsale esiste da molto tempo. Lo sappiamo perché lo abbiamo visto nei quei fossili di Fuchsianuia. Nel 2014 i ricercatori hanno studiato un esemplare così ben conservato da poter effettivamente distinguere le tracce del suo vaso dorsale e gli scienziati sono stati in grado di ricostruirlo sulla base delle sue somiglianze con i cuori dei moderni artropodi. Quindi sappiamo che il Fuchsianuia aveva questo vaso dorsale, ma non è chiaro quanto questa struttura si sia evoluta per la prima volta negli artropodi o se si sia evoluta più di una volta. C'è ancora oggi un sano dibattito tra i ricercatori su quando esattamente i diversi lignaggi hanno guadagnato o perso i loro organi di pompaggio del sangue. Perché diversi tipi di artropodi hanno vasi dorsali che sono molto diversi l'uno dall'altro e alcuni non ne hanno affatto. Quindi questo rende difficile confermare se questi vasi siano una singola caratteristica ancestrale o qualcosa che si è presentato da solo o in modo convergente molte volte. Tuttavia sappiamo che i primi artropodi risalgono a non molto prima del Fuchsianuia, a circa 542 milioni di anni fa, alla fine del periodo Ediacarano. Quindi è lecito ritenere che la stessa versione di un cuore rudimentale non sia così vecchia, e questo stesso ragionamento vale per i molluschi. Questo gruppo comprende gastropodi, come le lumache, i cefalopodi, come i calamari e polpi, e i bivalvi, come cozze e vongole. Tutti questi animali hanno un cuore, quindi è probabile che anche il loro antenato comune avesse un cuore. E l'antenato di tutti i molluschi risale ancora più indietro, almeno a 550 milioni di anni. Ci troviamo in pieno periodo Ediacarano. Ha un fossile di un piccolo abitante del fondale marino noto come Kimberella e al suo cuore ancestrale. Ora, a differenza degli artropodi, i molluschi hanno cuori con camere multiple. Generalmente una o più camere raccolgono sangue ossigenato dalle branchie. Questi sono chiamati padiglioni auricolari. Quindi alimentano il sangue ricco di ossigeno in un'altra camera, chiamata ventricolo, che pompa sangue nel resto del corpo. E più complesso il mollusco, e più complesso il suo cuore. Ad esempio, oltre a un cuore e a una camera centrale, la maggior parte dei cefalopodi, come seppie, polpi e calamari, hanno due cuori branchiali extra che pompano sangue alle loro branchie. Tre cuori potrebbero sembrare tanti, ma hanno svolto il ruolo chiave nell'aiutare alcuni cefalopodi a sviluppare uno stile di vita più attivo. E ora è il nostro momento. Anche noi vertebrati abbiamo sviluppato cuori più complessi, ma abbiamo seguito un percorso diverso rispetto ai molluschi. Gli studi sull'orologio molecolare suggeriscono che alcuni dei geni responsabili della creazione del muscolo cardiaco si siano evoluti nei vertebrati e nei nostri parenti più stretti, da circa 540 milioni a 570 milioni di anni fa. Nel frattempo, i geni che creano il tessuto specializzato, che riveste i nostri vasi sanguigni, noto come endotelio, risalgono in un periodo compreso tra i 510 e i 540 milioni d'anni fa. Quindi sembra probabile che alla fine del periodo Ediacarano anche il sistema circolatorio dei vertebrati fosse a buon punto. Il primo fossile che abbiamo di un cuore di un vertebrato appartiene ad un pesce chiamato Racolepsis, che ha due camere come tutti i cuori dei pesci, ma il Racolepsis visse solo circa 115 milioni d'anni fa. Quindi, sebbene sia la prima prova fisica che abbiamo, è troppo recente per dirci molto sul primo percorso evolutivo che i nostri cuori hanno intrapreso. I cuori dei nostri primi antenati vertebrati erano probabilmente simili a quelli trovati in Racolepsis, in quanto probabilmente avevano due camere, un atrio per raccogliere sangue e un ventriloquo per spingerlo in tutto il corpo. E siamo arrivati a questa conclusione perché è così che i cuori dei vertebrati, incluso il tuo e il mio, iniziano durante lo sviluppo embrionale. Tutti i cuori dei vertebrati si sviluppano secondo uno
schema comune. Nell'embrione un vaso sanguigno si attorciglia su se stesso per creare due camere e poi si sviluppa a secondo del tipo di organismo e del tipo di istruzioni genetiche che possiede. Ma il fatto che ogni vertebrato sviluppi il cuore allo stesso modo suggerisce che tutti noi condividiamo un piano a due camere. E ancora, i cuori dei vertebrati sono diventati più sofisticati poiché gli animali stessi sono diventati più complessi e attivi. Gli anfibi, ad esempio, compaiono per la prima volta nella documentazione fossile circa 360 milioni di anni fa e oggi la maggior parte di loro ha due atri, uno per la raccolta del sangue ossigenato e un altro per la raccolta del sangue deossigenato, oltre a un singolo ventricolo. Ma alcuni degli anfibi viventi più primitivi hanno camere che non sono completamente separate. È come se avessero due camere e mezzo, quindi il loro antenato comune probabilmente non ne aveva neanche tre ben definite, che invece è arrivato dopo. I mammiferi nel frattempo hanno quattro camere e sebbene il nostro comune antenato mammifero sia apparso circa 200 milioni di anni fa, non è del tutto chiaro quando abbiamo acquistato il nostro cuore a quattro camere. Nel cuore dei mammiferi, l'atrio e il ventriloquo destro raccolgono il sangue deossigenato e lo inviano ai polmoni, mentre l'atrio e il ventriloquo sinistro raccolgono il sangue ossigenato dai polmoni e lo inviano al corpo. Quindi artropodi, mollusci e vertebrati acquisirono tutti separatamente una versione di un cuore nel periodo di tempo geologico nel tardo Ediacarano e all'inizio del Cambriano. Anche se questi cuori sembrano piuttosto diversi, sono solo variazioni sul tema, derivanti dallo stesso insieme di istruzioni genetiche di base, che risalgono a quell'antenato comune che visse più di 660 milioni di anni fa. E che ci crediate o no, possiamo persino seguire l'evoluzione di quei singoli geni antichi che hanno portato al nostro cuore. Nel 1993, un ricercatore nel Michigan ha scoperto che il vaso dorsale dei moscerini della frutta si sviluppa con l'aiuto di un gene chiamato Tin Man. In italiano lo possiamo tradurre come uomo di latta, come nel Mago di Oz. Questo gene influenza i tessuti in via di sviluppo a livello embrionale a differenziarsi in vari tipi di cellule cardiache. E successivi studi hanno scoperto che anche noi vertebrati abbiamo l'equivalente del gene Tin Man e si scopre che il nostro gene è abbastanza simile al gene Tin Man, tanto che i ricercatori credono che entrambi si siano evoluti da un singolo gene precedente che era presente nel famoso antenato comune vissuto più di 600 milioni di anni fa. Negli esseri umani a questo gene viene dato il nome ingannevole di NKX25 e proprio come nei moscerini della frutta istruisce il tessuto in cui è espresso a generare diversi tipi di cellule che formano un cuore. Quindi anche se al vaso dorsale di una mosca e al cuore che sta battendo nel tuo petto in questo momento non sembrano avere molto in comune, dobbiamo ringraziare il nostro antenato di 600 milioni di anni fa attraverso una mutazione ha generato 32 geni. Per lunghi periodi di tempo geologico la selezione naturale ha agito ripetutamente su questa eredità genetica, man mano che gli animali diventano più complessi. Il risultato è la varietà di sistemi che troviamo nei moscerini della frutta, nelle seppie e in noi, così come in un fucsia nuia, un umile artropode di un lontano passato. Come ogni parte di te, il tuo cuore è complesso quanto la storia che c'è dietro. La prossima volta che dai il tuo cuore a qualcuno, assicurati che sappia che il tuo dono è in preparazione da più di mezzo miliardo di anni. Rimani curioso. Se ti è piaciuto questo video ti chiedo di mettermi un bel like, un bel pollice all'insù. Se invece ti piace il lavoro che faccio ti chiedo di seguirmi. Grazie per essere giunto fin qua e buon tutto. Namaste!